oggi vi mostrerò il mio kit di ricostruzione. Allora, partiamo subito. Qui abbiamo varie tip. Riusciamo ad aprire. Scusate un attimo. Ok. Sono queste qua a punta. Poi stanno queste altre, sempre a punta, però sono trasparenti. Ed infine ci sono queste altre qua, che sono quelle là che ho più usato, che sono rettangolari, così. E poi qui ci sono varie fantasie che abbiamo fatto noi, che abbiamo tentato di fare. Molto a fantasia. C'è questo qua zebrato, la farfalla, un orsetto. Poi vediamo quanto c'è. Questo, un'altra farfalla. Poi ci sta una palma. Infine, dei fiori. Poi continuiamo. Ci sono i bastoncini di legno. Qua. Poi teniamo il top coat, olio di cuticole, primer, la colla per attaccare le tip, il tagliaunghie, questo qua sempre per le tip, le varie lime, teniamo sia queste qua dritte che queste qua diciamo più curvate, e poi sono queste altre due che sono più morbide. Poi abbiamo questo che serve per prendere i glantini, e qua abbiamo vari pennelli. Sono vari. Questi qua, e poi sono pure questi altri che sono più recenti. Questi qua ce l'ho già da un annetto, e questi qua sono più recenti. Comprati da poco. Poi abbiamo questi file, che come vedete sono finiti, ne ho tantissimi, fatti da altri due buffer, quest'altro con spinte di cuticole. Qui abbiamo tantissime cartine. Poi abbiamo questa spazzolina per eliminare i residui, spugnetta, i vari colori acrilici. Poi qua abbiamo i detergenti per sgrassare, logicamente dei piattini per mettere i colori acrilici o per mescolare altri colori, il dito finto dove per mettere la tip, in questo modo. Così. E qui abbiamo, si vedono? Abbiamo questi, questa tipo porporina, non so come spiegarvi, che rendono comunque l'unghia morbida, cioè fa è tipo vellutato. Poi ci sono vari colori. Poi qui c'è la fresa. E poi qua abbiamo vari accessori. Allora, qua teniamo le bubbles bianche, colorate, viola, vari tipi di blantini, più grandi, più piccoli, varie forme. E poi qua dentro abbiamo un po' di porporina, altri blantini, sono questi qua verdi a fiore, questi altri qua normali, tondi, e infine questi qua viola, rettangolari. Mentre tutti i colori che abbiamo sono questi. Questi colori logicamente abbiamo anche il gel di base, il costruttore e il gel sigillante e quello là per l'attrezzo. Ok, come potete vedere, allora questi qua sono tutti vari colori. Poi qui abbiamo questo che è il gel sigillante, gel costruttore e gel di base, mentre qui dentro teniamo
il gel per la freccia. E faccio vedere anche la mia art che ho fatto per Natale, dove comunque ho fatto semplicemente una cartina e poi ho fatto un French viola con una linea bianca e solamente sull'anulare ho applicato le brillantine. E poi anche mia sorella, con cui anche lei si è fatta la Emma di arte, e ora ve la faccio vedere. Come vedete, si è semplicemente messa un gel rosso, sul medio ha messo dei brillantini, mentre sull'anulare ha fatto dei fiocchi natali, delle stelline. Spero che vi sia piaciuto, al prossimo video.